Salve a tutti affezionati al canale EarthLive 2.0. Ci sono piccole tribù i cui membri sono riusciti a mantenere intatte le leggende del loro passato, tramandandole di generazione in generazione e hanno ancora la forza di raccontare la loro storia. Uno di loro è il popolo Hopi e si trova nella regione conosciuta come Quattro Angoli degli Stati Uniti. Gli Hopi, discendenti dalle tribù Anasazi, avevano una cultura avanzata che si riflette nelle loro costruzioni e nelle loro ceramiche. Le loro case erano composte da varie stanze su vari livelli, fatte di fango e pietra, e coperte da tetti costituite da travi ricoperte di fango. Hanno scelto luoghi impervi che fornissero loro una buona protezione contro possibili attacchi. Ma questa tribù non è conosciuta solo per le sue costruzioni e la ceramica, si distingue anche per il suo modo di vivere. La parola Hopi significa gente pacifica, li definisce anche educate con modi civili, tutto l'opposto delle tribù in guerra che li circondavano. Gli Hopi hanno un altissimo concetto di spiritualità, moralità ed etica, ma soprattutto mostrano un grande rispetto per tutto quello che li circonda, compreso il dotarlo di un'anima, e le sue cerimonie mirano a raggiungere il benessere dell'intero pianeta. Gli indiani Hopi affermano che i loro antenati erano visitati da esseri di altri mondi. I loro scudi volanti, o uccelli tuonanti come li chiamavano, erano capaci di volare nei cieli. Dicevano anche che quegli esseri padroneggiavano l'arte di tagliare e trasportare enormi blocchi di pietra, scavare tunnel e costruire abitazioni sotterranee. Coloro che volavano su quelle navi erano chiamati Katcina, nome con cui erano conosciuti anche per gli elementi. Per gli Hopi, questi esseri erano importanti nella loro vita, motivo per cui sono sempre stati presenti nel loro folklore e nelle loro danze. Menzionano anche il popolo delle formiche, che portarono in salvo gli Hopi durante il cataclisma, quello che chiamavano il Terzo Mondo. Questi esseri li portarono nelle caverne sotterranee e gli diedero loro riparo e cibo per molti anni, finché tutto fu calmo e riuscirono a risalire in superficie. Gli Hopi sono conosciuti per le loro profezie. Qui va notato Martin Gash Weseoma, appartenente a una tribù situata sul terzo altopiano nel nord dell'Arizona. Quest'anziano è sempre stato molto rispettato dalla sua gente ed è noto per i successi nelle sue profezie. In una certa occasione predisse il terribile evento delle due torri, 5 anni prima che accadesse. Secondo le leggende Hopi, ci stiamo avvicinando alla fine del grande ciclo e stiamo per iniziare uno nuovo, dove il male non avrà posto. Martin afferma che il quinto mondo è vicino. Sostiene che gli Hopi continueranno a vivere nei loro villaggi sulle alture degli altopiani, dove rimarranno al sicuro. Gash Weseoma predisse la scomparsa dei malvagi e dei perversi, e una volta avvenuta la purificazione, il quinto mondo emergerà e sarà abitato da persone con cuori compassionevoli e rinnovati, e afferma che si parlerà la stessa lingua in tutto il pianeta. Consiglio a tutti coloro che chiedono come potrebbero aiutare la Terra è che la prima cosa che dovrebbero fare è imparare a guarire se stessi. Gli Hopi dicono che ci sono stati altri mondi prima del nostro, parlando di un totale di 7 mondi. I primi 3 sono passati. Il primo mondo è stato distrutto dal fuoco, il secondo dal ghiaccio e il terzo dall'acqua. Ora siamo al quarto mondo, che sta per soccombere, per lasciare il posto al quinto mondo. Nel libro degli Hopi di Frank Waters sono menzionati questi mondi. Per la sua elaborazione hanno collaborato, contribuendo alle informazioni, 30 anziani della tribù indigena Hopi dell'Arizona settentrionale. Racconta che nel primo mondo la saggezza incontaminata che era stata data a loro fece capire a loro che la Terra era un'entità vivente proprio come loro. Sapevano anche che lei era la loro madre e che il corpo della terra e il corpo dell'umano erano costruiti con gli stessi elementi. Avevano anche la consapevolezza che il loro padre era il sole, il dio solare del loro universo. Quindi
L'umano non solo aveva una famiglia composta da genitori e fratelli, ma apparteneva anche ad una tribù e alla numerosa famiglia terrestre, ma allo stesso tempo era cittadino del grande universo, al quale doveva una fedeltà crescente man mano che aumentava la sua comprensione. I primi popoli compresero il mistero della sua origine. Il corpo vivente dell'uomo e il corpo vivente della terra sono stati costruiti nello stesso modo. In ognuno di essi passava un asse. L'asse è la spina dorsale, la colonna vertebrale che controlla l'equilibrio dei suoi movimenti e delle sue funzioni. Lungo l'asse ci sono diversi centri vibratori che influenzano il suono primordiale della vita in tutto l'universo o avvisano se qualcosa non va. Guarda caso, questi centri sono conosciuti in Oriente con il nome di chakra. Un altro fatto importante di quel primo popolo è che non sapevano della malattia, né del corpo né della mente, fino a quando il male non entrò nel mondo. Poi, Sotuknang, l'aiutante del creatore, è andato dal popolo delle formiche per aprire il loro mondo sotterraneo e aiutare gli esseri umani che avevano scelto. Quando erano al sicuro sottoterra, Sotuknang ordinò ai gemelli Pokangoya e Palogaoya di tornare ai loro posti situati all'estremità nord e sud dell'asse del mondo, per controllare l'asse e garantire la corretta rotazione della Terra. Iniziò così il secondo mondo. Ma con il passare del tempo, il creatore tornò a ordinare ai gemelli di andarsene dal loro posto. Poi, il pianeta, non avendo nessuno che lo controllasse, perse l'equilibrio, andò fuori controllo e fece due giri completi. In quel momento, le montagne crollarono nei mari e l'acqua degli oceani e i laghi si riversarono sulla Terra. Il mondo fluttuava attraverso lo spazio freddo e senza vita, diventando ghiaccio solido. Questa è stata la fine del secondo mondo. Per molti anni gli elementi che componevano il secondo mondo rimasero congelati in un blocco di ghiaccio immobile senza vita, mentre gli esseri umani vivevano felici nel mondo sotterraneo del popolo delle formiche. Quando venne il momento, Sotuknang indicò a Pokangoya e Palogaoya che tornassero ai poli dell'asse terrestre. In quel momento il pianeta tremò e riprese a ruotare e il ghiaccio si sciolse. Di nuovo ruotava regolarmente sul proprio asse, nello stesso momento in cui avanzava maestosamente all'interno della sua orbita universale. Il ghiaccio si scioglieva e la Terra aumentava la sua temperatura per ospitare la vita. Così Sotuknang creò il terzo mondo. Per questo ha disposto terra e mari, seminando su montagne e pianure e creando tutte le forme di vita. Il quarto mondo in cui viviamo attualmente sta già finendo, ma prima che ciò accada vedremo la terra oscillare da una parte all'altra, che sarà il segno che ci avvertirà della fine del mondo e l'inizio del successivo, il quinto mondo. Va notato che la gente formica nel linguaggio Hopi è Anusinom, e curiosamente il dio del cielo babilonese era chiamato Anu. E anche la radice della parola Hopi, Naki, significa amici, quello che verrebbe tradotto come amici delle formiche. Sembra che entrambe le lingue abbiano un certo rapporto. Secondo una profezia Hopi, quando la terra è malata e gli animali selvatici stanno scomparendo, una tribù composta da persone di tutte le culture verranno a dire con i fatti e non con le parole che l'amore è una fonte di guarigione e quindi aiuterà a ripristinare la vita sul pianeta. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci sentiamo alla prossima.